sono molto soddisfatta, l'assessore allo sport, perché Pescara apre l'anno 2022 con un grande appuntamento sportivo. Parliamo del campionato italiano assoluto di marcia uomini e donne, che si terrà a Pescara il 16 gennaio nei pressi dello stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. L'amministrazione comunale è molto vicina al mondo dello sport e colgo l'occasione per fare i complimenti a chi ha organizzato questo grande evento in un momento di grande difficoltà. Mauro Trubbiano, presidente della SD Passologico, dove lui si è messo in gioco e noi come amministrazione gli abbiamo dato il massimo supporto. La grande sfida che abbiamo accolto, al di là anche, diciamo, della situazione Covid, anche i tempi, diciamo, no? Molto ristretti, perché la gara ci è stata assegnata a metà dicembre, quindi un mesetto per mettere su in piedi un po' tutto. È una manifestazione importante, quindi non potevamo assolutamente dire di no. Sì, le gare importanti ci sono la mattina, la 35 km maschile e femminile, a partire dalle 8:45, e poi via via partiranno anche le altre gare, la 20 e la 10, quindi orientativamente immaginiamo, diciamo, un termine gara intorno alle 15:30. Questa è una manifestazione che avrà nella 35 km maschile e femminile, soprattutto maschile perché lì ci sono i nomi più importanti, come Francesco Fortunato, olimpico a Tokyo 2021, dato in grandissima forma, ma anche Teodorico Caporaso, anche lui olimpico a Tokyo. E parliamo di Giorgio Rubino, non più giovanissimo, ma si giocherà insieme a questi, lui bronzo nel 2009 ai mondiali, nella 20 km, si giocherà praticamente la partecipazione ai campionati del mondo a squadre in Oman. Ma anche Tonto Donati, che fa la 20 km, quindi non fa la 35, però anche lui è olimpico, e così via. Ce ne sono almeno 6, 7, 8 che daranno veramente vita ad una competizione molto interessante.